E dunque eccoci alla presentazione di due titoli novità, novità freschissime appena pubblicate di Velut Luna. Sono due dischi che qualcuno potrebbe definire di genere, un disco di Latin music purissima, acustica, genuina, verace, come vedremo fra un attimo, e un disco di funky. Eh sì, per la prima volta Velut Luna ospita un disco di funky, un genere che in realtà io ritengo molto gioioso, molto interessante, molto accattivante e che ho lungamente frequentato nei miei anni di gioventù, verrebbe da dire, e che quindi sono molto felice di poter ospitare all'interno del catalogo, soprattutto perché è proposto da un musicista di primissimo livello, come tutti avete già facilmente intuito. Ma andiamo con ordine e introduciamo innanzitutto il disco di Latin Music. Il disco di cui vedete qui a fianco la copertina è Sonriendo te vas, sorridendo te ne vai, questa è la traduzione in italiano, di Andrés Saurín Martínez. Ecco, questo nome sicuramente vi suona familiare, questo Saurín Martínez, però non bisogna confondere Andrés con Alejandro. Infatti Alejandro, con cui collaboro da più di 30 anni, è il papà di Andrés. Andrés, 20 anni, chitarrista già maturo, chitarrista già diplomato in conservatorio o laureato, come si dice oggi, in conservatorio, approfondimenti nello studio della chitarra jazz, approfondimenti nel canto, visto che è dotato di una voce veramente interessante, fresca e perfettamente intonata, e fatemi mettere fra virgolette questo termine, ovvero accordata, sarebbe quasi meglio dire, al genere che va a proporre con questo suo primo disco solistico. Disco solistico dove la presenza di papà Alejandro è sicuramente importante, ma come si dice, non determinante. Certamente per un giovane avere un papà della statura artistica e professionale come Alejandro è un vantaggio, soprattutto nel momento in cui si sono ereditati i geni di qualità artistica e musicale, evidentemente, e non dimentichiamo la mamma, Luisa, insigne pianista e pure lei interprete di primissimo livello anche di questo genere musicale, oltre alla musica classica, che anche per lei è la mamma di tutte le questioni. Ma torniamo appunto ad Andrés, che ci propone 8 brani originali, interamente composti da lui e in parte da Alejandro, che poi invece ha curato con la sapienza di cui è capace gli arrangiamenti, e ha curato anche la registrazione, perché questo disco è registrato e mixato nello studio di Alejandro, esattamente come il disco precedentemente da noi pubblicato un paio d'anni fa, Mano Sucias, che vado a ricordare e di cui vi riporto la copertina. Dicevo Latin music. Cosa vuol dire Latin music? È quella musica che si sviluppa sicuramente nel bacino caraibico, ma in particolare fra Cuba e Porto Rico, e inevitabilmente trasferisce e si consolida e si internazionalizza con il suo passaggio in terra americana. Il mondo Latin è un mondo importantissimo, sia dal punto di vista commerciale, ma anche proprio culturale e artistico. Basti pensare che l'Oscar della musica, il Grammy Awards, è normalmente diviso ogni anno in due distinte edizioni, il Grammy, per così dire, generalista, e i Latin Grammy. Quindi questo per dire quanto questo genere è così importante. Inutile che qui ricordi i grandi nomi che hanno caratterizzato questo tipo di musica, che sono tantissimi. Volendo parlare di cantanti, visto che André è in questo disco, oltre che chitarrista, anche e soprattutto frontman e quindi cantante, mi viene appunto da pensare al grandissimo Marc Anthony, per dirne uno, ma poi veramente tantissimi altri, la prima Jennifer Lopez, che per l'appunto arriva anche lei da Porto Rico. Ma a me viene da pensare, anche per il tipo di formazione presente in questo disco, che è sempre costantemente la classica big band, Latin Jazz Big Band,
mi viene da pensare per l'appunto a Tito Puente, al grande Tito Puente, che è stato sicuramente uno degli interpreti e autori che ha reso più celebre la musica latin a livello internazionale, grazie appunto alle sue band, alla sua presenza costante negli Stati Uniti. Ebbene, c'è anche un punto di contatto con il grande Tito Puente e con la grande tradizione del latin internazionale, ed è la presenza all'interno di questo disco, stabile e costante, di un percussionista assolutamente leggendario che è Richy Cahate García, ovvero un percussionista che ha attraversato con il suo ruolo di professionista, di turnista diremmo oggi, le collaborazioni appunto da Tito Puente fino anche a Carlos Santana e a tanti grandi nomi di questo ambito musicale. Ebbene, è il percussionista di ruolo costantemente presente in tutto il disco. Poi ci sono veramente tantissimi artisti che vado spudoratamente, perdonate la mia età ormai che avanza, per non correre il rischio di dimenticarne qualcuno, vado appunto a leggere. Appunto, oltre a Richy García abbiamo Marco Catinaccio, altro percussionista, batterista di lunga tradizione e spesso presente all'interno dei dischi della famiglia Velut Luna Martinez, e poi Pasquale Cosco, il roccioso bassista contrabbassista, anche lui una colonna portante della ritmica dei nostri dischi. Poi abbiamo Andres Andreoli ai tromboni, Davide Guidoni alla trombe, Giovanni Florestan ai sassofoni e lo stesso Alejandro Martinez che mette il suo zampino nella parte dei cori insieme a Máximo Estupiñán Hurtado, che è l'altro corista, mi si passi questo termine, forse apparentemente diminutivo, ma che assolutamente non vuole esserlo, perché sono tutti solisti, tutti grandi interpreti che interagiscono con Andrés all'interno del disco. Dicevo, disco registrato nello studio meraviglioso di Alejandro, piccolo ma meraviglioso, e lo dico a buon diritto visto che ho sempre seguito, come sapete, passo passo la creazione di questo studio. È uno studio che si basa su macchine di eccellenza assoluta in dominio analogico. Tutto questo disco è lavorato sostanzialmente in dominio analogico. La console è una API, quindi un nome da far venire i brividi per gli appassionati di queste cose. I microfoni sono i leggendari e mitici Ribera R47, quindi insomma eccellenza assoluta nella ripresa che Alejandro ha saputo nel corso degli anni affinare, anche specializzandosi nel genere di elezione che è questo per lui, quindi sicuramente una ripresa made by Alejandro Martinez, ma potrebbe essere made by Marco Lincetto, e Marco Lincetto che viene a mettere il suo zampino finale nella parte di mix e mastering finale, dove appunto da una parte ho seguito passo passo le fasi di mix e dall'altra ho proprio io personalmente realizzato il mastering finale. Ça va sans dire, registrazione in alta risoluzione, disponibile quindi anche come file HD all'interno della mitica HD Tracks per il momento, perché presto ci saranno delle novità clamorose anche nella reperibilità dei file HD Velut Luna che abbiamo cercato di così proporre prossimamente in modo ancora più semplice, agevole e diretto ai nostri appassionati, ma di questo ne parleremo a tempo debito. A questo punto, per approfondire e per farvi entrare in feeling ancora più diretto con l'interprete, autore di questo disco veramente meraviglioso, passo direttamente la parola ad Andrés, che in pochi minuti cercherà di raccontarvi il senso di questa sua avventura musicale. Sorrindo Te Vas è il mio primo album di salsa composto da me in collaborazione con mio padre, appunto compositore e arrangiatore. Quest'album nasce con l'idea di riprendere quella che è la salsa tradizionale, andando poi a rivisitare l'organico, aggiungendo 13 fiati come se fosse una big band.
Un album che un po' svaria nelle tematiche, passando da canzoni d'amore come Chissà Sera o Sorrindo Te Vas, che parla di questa ragazza che conquista ed illude un altro ragazzo in una serata di festa, per poi lasciarlo lì, abbandonarlo e andarsene sorridendo divertita. Passiamo a canzoni un po' più impegnate come Boom Boom, che nasce qualche tempo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, e Rincon Fatal, che parla di quando la vita ti mette all'angolo, tu non sai più cosa fare, e la musica può essere un appiglio per rialzarsi. Un ringraziamento speciale penso di doverlo fare nuovamente a tutti i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco perché sono stati fondamentali nella fase di sviluppo, in quanto col loro modo di interpretare i brani a volte hanno stravolto quelle che erano le nostre idee iniziali e le hanno sicuramente migliorate. Un ringraziamento anche a Marco Lincetto che mi ha permesso di realizzare il mio primo disco. Spero vi possa piacere e che dire, andate ad ascoltare il disco. A questo punto non aspettiamo la fine del disco per ascoltare il brano estratto dall'ideale primo singolo che io un po' arbitrariamente in questo momento decido che sia Quisiera Ser, la seconda traccia, un brano che io amo moltissimo e che quindi mi piace proporvi esattamente con lo scopo di promuovere questo disco. Que nunca termina y pide más. Quisiera ser simplemente esa mentira en la que crees cada día y no te deja pensar en que pueda terminar. Quisiera ser una vez más el beso de tus noches. Quisiera ser quien compone cada día. Para amarte más, para no llorar. Quisiera ser tu arco iris, para llenarte de color. Tu luna nueva, una galaxia indefinida, ese nudo en el pañuelo del amor. Quisiera ser el vuelo leve de las mariposas, tu ventanal, esas cosas que no dices cuando sola te acaricias y piensas en mí, solamente en mí, una vez más. Antojo ese vicio escondido, necesidad. Viva!
passiamo adesso a parlare dell'altro disco novità, altrettanto importante, altrettanto significativo, anche perché per l'appunto è il primo disco di Funky pubblicato da Velvet Luna. Si tratta di questo nuovo, curatissimo lavoro di Enrico Santacaterina, il grande produttore, chitarrista, cantante, autore, arrangiatore, metteteci tutto quello che potete metterci, perché descrivere l'attività di Enrico Santacaterina è veramente impegnativo. Tante cose ha fatto e tanto importanti le cose che ha fatto, per l'appunto. Questo è un disco che so lui ama e a cui tiene moltissimo. È un disco che in realtà ha avuto una storia produttiva che parte molto da lontano e nasce quasi per caso, sull'onda, per l'appunto, del suggerimento, dell'idea nata spontaneamente all'interno dello studio di Siggy Bam. Siggy Bam, grande produttore e sound engineer tedesco, che si è innamorato dei brani di Enrico, ha detto: no, io questo disco lo voglio produrre io, lo voglio mixare, lo voglio registrare. Insomma, è nata questa cosa, ripeto, per caso. I brani sono stati registrati in momenti differenti e anche in posti differenti. Però poi praticamente tutti, a parte due o tre che ha curato personalmente Enrico nel suo studio, sono stati mixati e remasterizzati, diciamo così, da parte dello stesso Siggy Bam nella sua stanza delle meraviglie, il suo studio bellissimo, caratterizzato ovviamente da macchine analogiche stupende, che sono un po' il nostro debole. Si è arrivati quindi a un disco che contiene ben 15 brani, tutti rigorosamente originali, tutti scritti da Enrico, sia nei testi che nelle musiche, e insomma, lavoro veramente impegnativo. Ma come sapete, Enrico è veramente una locomotiva inarrestabile e quasi tutti i brani sono non solo scritti e interpretati alla chitarra e alla voce da Enrico, ma interpretati da Enrico anche in tutti gli altri strumenti. Nel senso che quasi sempre Enrico suona tutto, suona il basso, suona la batteria. Insomma, una sua presenza totalizzante. In alcuni brani si è fatto aiutare, per mille e un motivo, da altri interpreti che, ripeto, in pochissimi brani, che vengono segnalati ovviamente nella tracklist, caratterizzano le loro interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda la batteria e le tastiere. E in particolare i batteristi aggiuntivi in tre pezzi sono Benny Mocros, Dado Pecchioli e Andrea Vitelli, mentre il tastierista in un paio di brani è semplicemente Carlo Santacaterina, il fratello di Enrico, che lo accompagna da una vita molto spesso sul palcoscenico, nei suoi set live, nelle più differenti configurazioni, per così dire. Qual è il mio intervento tecnico? Il mio intervento tecnico in questo caso è ancora una volta la fine, cioè diciamo che ho imposto le mani sul mastering, non fatemi aggiungere altro, fatto sta che il passaggio finale avviene nel mio nuovo studio qui a Valencia e ottiene quindi in questo modo l'imprimatur per la pubblicazione nel canale Velvet Luna. Ma ancora una volta lascio la parola per qualche breve minuto di commento e descrizione più ficcante e sicuramente significativa delle mie di questo disco allo stesso Enrico Santacaterina. Ciao a tutti, sono Enrico Santacaterina e cercherò in poche parole di spiegarvi l'avventura clamorosa che è stata realizzare questo disco Welcome to the Funkodrome. Praticamente io un po' di anni fa ho conosciuto questo produttore mitico, produttore tedesco, Siggy Bam, e andate a vedere cosa non ha prodotto, perché è veramente un personaggio, è una living legend, come si dice, no? Una leggenda vivente. E praticamente io l'ho conosciuto perché sono andato a visitare il suo studio a Hagen in Germania, vicino a Dortmund, perché avevo prestato dei brani a un mio amico batterista, Tony Liotta, per un suo album, e gli abbiamo fatto sentire del materiale e lui ha sentito questi miei pezzi e ha detto: cavoli, sarebbe bello fare questo, facciamolo, dai. Insomma, si è offerto di produrre questo disco. Quindi praticamente l'album Welcome to the Funkodrome è stato registrato qui in studio da me, la maggior parte delle tracce,
Ho suonato praticamente quasi tutto io. Alla batteria ci sono diversi ospiti, Andrea Vitelli, Dado Pecchioli, tutti batteristi bravissimi, miei amici di, diciamo, di vecchia data. E mio fratello mi ha suonato l'organo, specialmente l'organo per le tastiere, le ho suonate, le ho programmate io, ma l'organo e il piano elettrico li ha suonati live, Carlo. E poi dopo io ho preparato tutte le tracce e gli ho inviato tutto il materiale a Ziggy Bam. E lui ha fatto diventare le mie tracce un disco vero. Quindi praticamente succede che poi in realtà il disco sarebbe dovuto uscire un po' di tempo fa. Nel frattempo io avevo preparato un altro, insomma ci sono state un po' di vicissitudini, tra cui la fantomatica pandemia che ha paralizzato praticamente tutta la situazione musicale, apparentemente, mentre io e Marco abbiamo fatto uscire altri quattro dischi, insomma, durante quello che dove non si doveva fare niente, per carità. E quindi praticamente poi cosa succede? Che il mio invece produttore italiano, Marco Lincetto, decide di diventare internazionale e si sposta in Spagna. E a questo punto, quale migliore occasione per non far uscire con Velo to Luna il mio album Welcome to the Funkadrome, quindi Velo to Luna International, in una forma, diciamo, rinnovata anche nel mastering, perché il mastering fatto da Marco chiaramente ha dato quel tocco di qualità, quel quid di qualità in più rispetto già al prodotto che era molto buono. E di conseguenza sono praticamente io sono l'artista, ma se nello stesso tempo sono anche sorpreso di quanto bene sia venuto fuori questo disco. Insomma, è un disco che con il senno di poi avrei potuto forse arrangiare un po' più magro, diciamo, cioè nel senso di con un po' meno strumentazione, però è un disco che proprio mi rappresenta, mi appartiene e fa parte di quel background musicale, di quella retroscena, di quel retroterra musicale, culturale, soprattutto mio, che viene, diciamo, nell'ambito del funk, della musica di protesta, perché i testi sono abbastanza, diciamo, sapendo leggere tra le righe, sono abbastanza di protesta. Critici, diciamo, più che di protesta, sono un po' critici. E dicevo, il background musicale, che è quello del jazz rock, anni 70, quindi da Billy Cobham, Spectrum, e tutti i musicisti che gravitavano, sono lì. Poi invece quello un po' più sofisticato, la Jeff Lorber, quindi con quegli accordi un po' più jazzosi che io non sono capace di fare con la chitarra, ma con le tastiere invece mi vengono, quindi imbroglio. E poi naturalmente tutta quella matrice dance, funk, dagli Earth, Wind & Fire, ai Commodores, agli Chic. Quindi i miei idoli, che sono Nile Rodgers, Corrado Rustici, Conrada Michael Walden, quindi tutta quella serie di musicisti nell'ambito, se vogliamo, anche commerciale, però che avevano quello spessore, quella qualità artistica musicale, fenomenale, fantastica, insomma. Quindi ecco, ve l'ho fatta breve, ma insomma il disco è molto bello, sono felicissimo, si chiama Welcome to the Funkadrome, ci sono 15 brani. Perché non ce ne stavano di più? Perché io ne avevo fatti 16, ma l'ultimo non ci stava, e quindi lo teniamo per il prossimo disco. E vi auguro, insomma, di ascoltarlo, che vi piaccia, e ci vediamo presto. Ciao ciao. Grazie Marco. Ciao ciao. Così come per il disco di Andrés, andiamoci ora a sentire un brano che io amo molto di questo disco e che mi sembra molto degnamente rappresentativo proprio del genere che andiamo a proporre qui. E il titolo, non a caso, è Funk Checking. Quindi sentiamoci questo Funk Checking e poi ci ritroviamo per i saluti finali. Funk checking. Come on.
Bene, a questo punto vi rimando direttamente, se vi interessano questi prodotti, all'acquisto sul nostro sito. Trovate i link diretti nella descrizione di questo video. Abbiamo pensato di elaborare, come sempre, una particolare promozione in occasione del lancio di questi dischi, certamente per tutto il prossimo mese, ovvero chi deciderà di acquistare entrambi i titoli riceverà in omaggio un terzo CD dal catalogo Velvet Luna, in particolare il bellissimo disco Minutes of Gold della nostra Giulia Lorvich. Quindi c'è questa offerta particolare che, appunto, acquistandoli insieme e da qui ai prossimi 30 giorni avrete questa, spero, gradita sorpresa. Se poi qualcuno dice no, ma io il disco Minutes of Gold ce l'ho già, beh, insomma, lo regalate ad un amico e fate una bellissima figura. Bene, ricordandovi che questi due dischi saranno anche i protagonisti della imminente manifestazione Milano High Fidelity dell'1 e 2 aprile all'Hotel Meliá, dove noi saremo regolarmente presenti con il nostro stand e io, come sempre, terrò i miei incontri con il pubblico, sia facendo ascoltare i dischi nella sala di Stefano Zaini, sia facendoli ascoltare con le cuffie e con il mio impianto personale al nostro stand. Ecco, rimandandovi quindi anche a questo incontro, vi saluto e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all, folks. Sera a sera, esa caricia que nunca termina y pide más, quisiera ser Funk Chicken. Yeah.